In certi casi Vincenzo poteva sembrare un ingenuo. Perché io credo che certe persone lo ingannavano. E lui sembrava lasciarli fare. Forse dentro di sé sapeva che lasciandoli fare li sarebbero distrutti da soli. E non faccio nomi. È vero, era uno che dava fiducia. Ma non di certo a tutti. Ma era nel suo carattere non vendicarsi. In certe cose era assolutamente unico e splendido. Tutti ricordano che quando bruciò il pastificio Zara, Vincenzo Casillo non solo non fu tra quelli che si affrettarono a batter cassa per le parti di semole già vendute e non pagate, ma continuò a dargli le semole gratuitamente. Cose mai viste. Una cosa che i Bragagnolo si ricorderanno per tutte le generazioni. Perché uno dei motivi per i quali la pasta Zara non fallì fu proprio perché Vincenzo gli aiutò in tutti i modi. Per noi del settore, avere uno che si comporta così è come avere una banca. Anzi, forse anche meglio. Perché le banche sì, sono pronte a darti liquidità, ma se non sei solvente sono le prime a farti chiudere, pur di incassare quel poco che ti rimane. Vincenzo no. In certe cose, anzi, aveva le mani proprio bucate. Aveva le mani proprio bucate.